Vai. Siamo qui presenti oggi per due cose importanti. Una è l'inaugurazione della pista ciclabile che abbiamo costruito in questi due anni. Ritengo è una bell'opera che collega la parte nord che va verso Cirié, San Maurizio Canavese, Cirié, Nole e la parte che va verso Veneria. Mancava questo tratto ed è stata costruita proprio sull'argine della Stura. Stura che fu attrice nel 94, 30 anni fa, qui proprio a Borgata Francia, di un danno non indifferente, in quanto furono portate via due abitazioni, creò un allarme, un terrore all'interno delle persone che vivono ancora oggi qui. Però devo dire che in 30 anni di lavori sono stati fatti parecchi, sono stati costruiti degli argini. Stura va sempre monitorata, il fatto di essere qui oggi vuol proprio significare anche questo. Primo, la cittadinanza è vicina e le istituzioni, cittadinanza e le istituzioni sono vicine alla Borgata e ai cittadini di Borgata Francia. E secondo, facendo queste opere la manteniamo viva, la manteniamo sotto controllo e facciamo in modo che, se c'è la possibilità, miglioriamo quello che è la sicurezza, che credo in questo momento sia ancora, manca ancora qualcosetta. Io direi per esempio il centro del fiume sarebbero da tagliare tutti gli alberi che sono nati spontaneamente e spostarli, perché potrebbe provocare dei disagi e dei problemi qualora arrivasse di nuovo un evento come nel 94 e quello del 2000. Noi lo scongiuriamo, però non si sa mai come sta andando il meteo in questi ultimi periodi, ci si può aspettare di tutto. Oggi finalmente si taglia il nastro di questa ciclo pedonale che appunto va da Caselle fino a Lanzo e poi da Caselle invece si può andare alla Regia di Veneria. Quindi due opportunità per fare delle camminate in montagna, quindi salute e voglia comunque di riscoprire le nostre valli di Lanzo, e invece dall'altra parte diciamo più culturale, quindi verso la Regia di Veneria, che è uno splendido gioiello della nostra comunque regione, e quindi sono delle grosse opportunità che sono oggi finalmente verranno comunque messe a disposizione a chi ha voglia di camminare e andare anche in bicicletta. Dal 2017 si è formato questo comitato per il semplice fatto che noi abitanti della Borgata ci siamo resi conto che ci sono delle criticità nell'alveo del fiume che potrebbero compromettere la sicurezza della Borgata. Allora abbiamo formato questo comitato, che lo scopo di questo comitato è sollecitare i vari enti a intervenire perché ci sia questa sicurezza verso i centri abitati, e quindi abbiamo iniziato a scrivere delle lettere, ma non solo io, c'era il signor Milone, c'è il signor Enrico che era qua vicino a me, cioè tutti quanti ci siamo prodigati per fare queste cose, e devo dire che fino adesso la cosa ha funzionato perché i vari enti ci hanno dato ascolto e hanno fatto dei lavori. Però questo è una goccia nel mare, bisognerebbe continuare, perché le criticità ci sono tuttora e con poco si potrebbero risolvere. Invece, se si aspetta l'inevitabile, poi potrebbe essere una catastrofe. Quindi solleciterei i vari organi competenti, AIPO, Regione Piemonte, a dare anche retta a chi vive su queste zone, perché secondo me, vivendo, certamente non sono degli ingegneri, quindi potrebbero dare dei pareri un po' astrusi, però potrebbero dire dove potrebbe esserci un eventuale pericolo e intervenire con pochi giorni di lavoro.